Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori, buona giornata. Spero tutto bene, eh? Sono Eliana e vi presento l'oroscopo della settimana tra la Luna e le stelle, offerto sempre da Radio Vera e Radio Bruno Brescia. Ritengo che la sofferenza costituisca una forma di insegnamento, anche se dolorosa. Quindi il nostro primo atteggiamento di fronte alla sofferenza è di piangere, di protestare e ribellarci come se fossimo dei bambini piccoli. Un atteggiamento più evoluto, diciamo, e forse più saggio, consiste nel considerare la sofferenza, piuttosto che una sorta di offesa, come un'opportunità. E tuttavia, per arrivare a questo livello, è necessario compiere un cammino che non è semplice e non è dato una volta per tutte. È sempre possibile, e purtroppo, regredire e tornare ad arrabbiarsi e a protestare. Bando alle ciaccole e iniziamo con i nostri segni dello zodiaco. Ariete, le vostre risorse personali stanno volando alte, ve le sentite sulla pelle. In questa situazione potete dare il via a molti progetti con forza e tanta convinzione. Tuttavia, dovete prima liberarvi di alcune zavorre sterili che vi portate dietro. Le relazioni sentimentali hanno un momento di grande slancio che può corrispondere ad un incontro speciale o a una svolta positiva in un rapporto anche già presente. Quindi sarete ansiosi di concedervi una breve vacanza per poter cambiare aria e uscire fuori dal solito tran tran quotidiano. Ci sono delle essenze odorose che stimolano la vostra vitalità. Esse sono incenso, ambra grigia e lo zafferano. Per le amiche e gli amici del Toro, ci sono e tanti modi di mettersi in relazione con gli altri, ma questa settimana ne potreste anche provare uno speciale. Diciamo, potrebbe essere una persona arrivata per darvi aiuto o per farvi procedere nella vostra evoluzione personale. Diciamo che non è detto che l'abbiate cercata. Ma forse i tempi per questo, cari amici, sono maturi. C'è un detto che dice che quando l'allievo è pronto, il maestro compare. Giovedì sarà una giornata particolarmente propizia per occuparsi delle questioni domestiche a largo raggio. Vi consiglio di programmare un weekend adeguato. Poi un altro consiglio che Eliana vi vuole dare è quello di indossare qualcosa di nero e accendere una candela rosa per propiziarvi giornate serene. Siamo entrati nel segno dei gemelli. Allora, il pianeta che domina questo segno è Mercurio. L'elemento è l'aria e la qualità è mutevole. Quindi il Sole transita nei gemelli approssimativamente dal 22 maggio al 21 giugno. Il colore da portare è il giallo, che riflette che cosa? La vivacità dei gemelli. La pietra portafortuna è il topazio, ma io consiglio anche l'agata. Il metallo è il mercurio, che è simile ai gemelli. Che cosa intendo? Che è fluido e vivace. Il giorno favorevole per questo segno è il mercoledì, perché è legato a Mercurio. E parliamo adesso del segno dei gemelli, ma proprio del segno dell'oroscopo di questa settimana. Quindi le stelle non sono del tutto positive, quindi dovrete evitare di prendere iniziative se non volete pagare uno scotto, soprattutto nel lavoro. Se poi c'è qualcosa che non vi convince, è preferibile non rischiare
e rimandare a un tempo migliore. Mercoledì si aprirà in serenità con la possibilità di trovare una casa come l'avete desiderata da sempre. Arriva poi un weekend denso di serenità e di frequentazioni in cui abbandonare ogni secondo per divertirsi a cuor leggero. Fate un potpourri con foglie di betulla, erba limoncina e aghi di pino, diciamo che favorirà la tranquillità per le amiche e gli amici del segno del Cancro. Non vale la pena affannarsi e scavare in profondità. Quello che voi volete sapere è lì, in superficie, in piena vista. Basta volerlo vedere. Siete attivi e presenti a voi stessi e la lucidità vi aiuta a gestire denaro, a promuovervi sul lavoro, a mantenervi aggiornati. Va da sé che questo stato di allerta vi investe di un'aura sensuale e percepibile anche dagli altri. A metà settimana vi consiglio di tenere d'occhio i fattori legati al tempismo e alle coincidenze. Tra gli incontri di questi giorni ci sono anche persone che si metteranno in competizione con voi o in opposizione. Ma la cosa, cari amici, non vi spaventa. Avete risorse per contrattaccare. E tutto sommato un po' di lotta non vi dispiace. Un potpourri con foglie di menta, fiori di garofani, lavanda, tutto secco in un piattino. Favorirà la pazienza. A dopo! Sono contento. Allora, questa è 26.